Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le equazioni di primo grado intere. Innanzitutto, come facciamo a riconoscerle? Semplice, perché abbiamo un qualche cosa che si chiama primo membro uguale a un qualcos'altro chiamato secondo membro. L'incognita è di primo grado, cioè l'esponente con cui appare è 1, e per risolverla dobbiamo innanzitutto fare i calcoli. Quindi qui abbiamo una moltiplicazione, andiamo a moltiplicare. 3 per 7, 21x, più per meno, meno, 3 per 5, 15. Uguale, tutto questo lo ricopio. Dopo aver fatto i calcoli, il secondo passaggio consiste nel andare a portare tutti i termini con l'incognita, quindi con la x, al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro. Dovete ricordarvi che quando portate al di qua e al di là dell'uguale dobbiamo cambiare segno. Per cui 21x lo ricopio. 15x lo porto al primo membro e quindi cambiando il segno diventa meno 15x. Uguale. Il meno 15 portato al secondo membro diventa più 15 e il meno 1 era già al secondo membro, quindi lo ricopio. Ora, al primo membro dobbiamo sommare i due termini, quindi 21 meno 15, 6, e la x la ricopio. Al secondo membro uguale, sommiamo, 15 meno 1, 14. Ora dobbiamo dividere sempre per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi dividiamo a destra e a sinistra per 6. In questo modo 6 e 6 si semplifica, rimane 1. 14 e 6 si possono dividere tutti e due per 2 e quindi viene 7 terzi. Dovete sapere che le equazioni di primo grado mi danno sempre una soluzione. Ricapitolando, i passaggi sono: quando ho un'equazione la primissima cosa faccio i calcoli. Una volta fatti i calcoli porto tutte le incognite al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro. Dopodiché li sommo e divido sempre per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, in modo tale da trovare la soluzione finale. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo un'equazione un pochino più lunga. Non fatevi spaventare, andiamo come sempre a fare il primo passaggio, ovvero andiamo a fare i calcoli. Qui ho un quadrato di binomio. Se vi ricordate i prodotti notevoli, si risolve. Quadrato del primo, 9x alla seconda, più il quadrato del secondo, un mezzo alla seconda, un quarto. Vi ricordo che i quadrati sono sempre col segno più, quindi non vi state a preoccupare del segno. Ora invece, sì, quando faccio il doppio prodotto devo stare attenta al segno. Qua c'è meno, quindi 3x per un mezzo fa meno 3 mezzi x, per 2 fa meno 3x. E questo è il risultato del quadrato di binomio. Andiamo a fare questi prodotti. Lui per lui, 4 terzi x, col segno più per più, più. Più per meno, meno. 4 terzi per un sesto fa 4 diciottesimi. Più 2 lo ricopio. Qui abbiamo una somma per differenza, altro prodotto notevole. Vi ricordo che si risolve facendo il primo termine per il primo, 3 per 3, 9x alla seconda, e il secondo termine per il secondo con il segno meno, un mezzo per un mezzo, un quarto. Più 12x lo ricopio. Ora ricordatevi sempre che stiamo risolvendo le equazioni di primo grado, quindi tutte le volte che avete l'incognita che appare con grado più grande di 1, se abbiamo fatto bene i calcoli questa deve andare via. Qui noto che c'è 9x alla seconda al primo membro e anche 9x alla seconda al secondo membro, allora questi vanno via. Infatti, se ci pensate bene, se questo termine lo porto al secondo membro abbiamo detto che dobbiamo cambiare segno, quindi 9x alla seconda meno 9x alla seconda va via. Ora qui 4 diciottesimi si può semplificare tutto per 2 e quindi viene 2 noni. A questo punto i calcoli non sono finiti perché abbiamo dei coefficienti fratti e quando è così dobbiamo sempre fare l'MCM. L'MCM tra 4, 3 e 9 è 36. L'MCM vi ricordo che è quel numero che si divide per tutti i nostri denominatori, quindi 36 diviso 4, 36 diviso 3, 36 diviso 9. Quindi andiamo a fare lo stesso identico MCM sia al primo che al secondo membro. Ora calcoli: 36 diviso 4, 9, per 1, 9. 36 diviso niente vuol dire che devo sempre moltiplicare l'MCM per il nostro numeratore, quindi 36 per 3, 108x. 36 diviso 3, 12. 12 per 4x, 48x. 36 diviso 9, 4.
4 per meno 2 meno 8. 36 diviso niente, abbiamo detto che tutte le volte che non ho il denominatore basta moltiplicare direttamente 36 per il numeratore, quindi in questo caso 36 per 2, che fa 72. Al secondo membro abbiamo 36 diviso 4, 9, per meno 1, meno 9, e 36 per 12x, 432x. Ora che abbiamo fatto l'MCM, mandiamo via i denominatori. Abbiamo detto che una volta fatti i calcoli dobbiamo portare tutte le x al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro. Queste due le ricopio perché sono già al primo membro. Questo lo porto al primo membro, quindi devo cambiare segno, diventa meno 432x. Uguale, ora porto i restanti coefficienti al secondo membro. Il 9 portato di qua diventa meno 9. Meno 8 portato di qua diventa più 8. Più 72 portato di qua, meno 72. Il meno 9 lo ricopio perché è già al secondo membro. Ora andiamo a sommare questi coefficienti. Posso usare la calcolatrice, quindi attenzione ai segni, fa meno 492x, mentre qua fa meno 82. Quando siamo arrivati a questo punto, abbiamo visto prima, dobbiamo dividere sempre per il coefficiente che c'è davanti all'incognita, quindi dividiamo sia a destra che a sinistra per meno 492. In questo modo qui si semplifica e rimane più x, mentre qua meno per meno più. Se provo a dividere 492 per 82, con la calcolatrice vedo che fa 6. 82 diviso 82, 1. E 492 diviso 82, 6. La nostra equazione è venuta x uguale 1 sesto. E sulle equazioni di primo grado è tutto. Prima di lasciarvi, vi faccio un piccolo riepilogo sui tipi di equazioni che potete trovare. Le equazioni sono determinate quando trovate una soluzione, come abbiamo visto nei nostri due esempi. Quindi qua x uguale a un sesto, x uguale a 7 terzi, cioè x uguale a un numero, come per esempio qui vi ho fatto l'esempio x uguale a meno 7, questi tipi di equazioni si dicono equazioni determinate. Secondo caso, potete avere delle equazioni indeterminate. Se nei calcoli di questo esercizio alla fine mi veniva 0x e 0 al secondo membro, quindi 0x uguale a 0, allora quando ho 0 sia a destra che a sinistra, l'equazione si dice indeterminata. Terzo e ultimo caso, se invece nell'esercizio di prima mi veniva 0x uguale a un sesto, quindi la x si annullava, al primo membro avevo 0 e al secondo membro avevo un numero qualsiasi, come qua per esempio vi ho posto 0x uguale a 3, allora in tutte queste situazioni l'equazione si dice impossibile. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova. Allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. E anche per oggi è tutto. Se mi segui ormai da un po', avrai capito che i miei video sono pratici e soprattutto brevi. Quindi non serve studiare ore e ore sui libri, ma bastano pochi minuti in maniera concentrata per allenarti, vedere tutti i passaggi e diventare sempre più bravo in matematica. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, perché nei prossimi giorni caricherò nuovi video su anche argomenti che mi avete chiesto in chat. Io sono Monia Tomassini e come ormai sapete benissimo, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!